Anche la Camera del Lavoro CGIL di Sulmona ha risposto all'appello lanciato dall'organizzazione sindacale per denunciare l'assalto alla sede nazionale del sindacato avvenuta a Roma. Questo lisciare il pelo a settori che oggi non vogliono accettare un problema che riguarda la salute e la sicurezza degli italiani attraverso la vaccinazione e il Green Pass dimostra che nel Paese c'è molto ancora da fare. La democrazia si sta indebolendo, la partecipazione si sta indebolendo e quindi si attacca a un sindacato che da anni si batte per far sì che riaumenti la partecipazione democratica in questo Paese, si rafforzino le istituzioni democratiche in questo Paese. È un segnale chiaro. Il governo deve prendere provvedimenti seri, deve decidere per la vaccinazione se renderla obbligatoria o per rendere i tamponi gratis per i lavoratori che vanno a lavorare. Non si può sfuggire da questo dilemma. Il governo Draghi, al di là degli apprezzamenti personali, deve assumersi delle responsabilità sociali, perché se non lo fa, questo malessere, questa rabbia può sfociare in momenti gravi verso le istituzioni democratiche. I fatti di Roma sono fatti di una gravità inaudita. La violenza si condanna senza se e senza ma, a maggior ragione si condanna se viene compiuta nei confronti di un'organizzazione che rappresenta da tantissimi anni la più grande organizzazione sindacale e quindi gli iscritti che sono migliaia, forse anche milioni, non lo so, ma migliaia e migliaia di persone sicuramente in tutta Italia. Siamo qui a dire che la violenza va condannata senza se e senza ma, portare la nostra solidarietà alla CGIL tutta, a livello nazionale ma anche a livello chiaramente locale, dove esiste un importante presidio utile al nostro territorio e che va quindi onorato e rispettato con la nostra presenza. CGIL e CISL e UIL organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia, perché quello di Aria Sulmona è stato a tutti gli effetti un presidio democratico. Hanno partecipato tra gli altri anche il candidato sindaco Gianfranco Di Piero, il presidente del circolo PD Teresa Nannarone, la senatrice Gabriella Di Girolamo, altri rappresentanti di Liberamente Sulmona.